Dovevo una risposta sul discorso della linea 10, perché proprio questa trasmissione, almeno da un paio d'anni, è teatro di continue segnalazioni di episodi, definiamoli spiacevoli, su quella linea. Perché? Perché è la linea che porta i richiedenti asilo, i rifugiati, proprio alla mensa. È un fatto che è avvenuto, la linea è frequentata soprattutto dalle persone che dicevo che non hanno un posto. Perché andare a mangiare, si va a mangiare alla Caritas quando praticamente diciamo si è o non si è ancora inseriti nel sistema d'accoglienza, quindi molte volte sono le persone che sono al Silos, erano le persone che si trovano diciamo in condizioni di difficoltà, quindi non le voglio giustificare, ma io voglio dire che appunto sono spesso le situazioni di persone che sono appena arrivate. Il presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, Gianfranco Schiavone, ha ammesso così stamattina a Sveglia Trieste con grande onestà intellettuale gli episodi di molestie avvenuti nel tempo sulla linea 10 della Trieste Trasporti, sottolineando come coloro i quali si rivolgono alla mensa della Caritas di Via dell'Istria siano proprio gli ultimi tra i migranti, quelli spesso ancora senza adeguata accoglienza e che spesso passano la notte al Silos. Il nostro modello tende prevalentemente a evitare anche il modello delle mense. La mensa è una situazione emergenziale sostanzialmente. Quindi non voglio giustificare nessuno, però anche qui, come dire, io accolgo la cosa e lo parlerò anche col direttore della Caritas. Noi cerchiamo di dare a tutti le regole di comportamento, di ricordare anche la questione dell'autobus, eccetera. Non solo non siamo responsabili del comportamento individuale, ma vorrei anche che appunto questo non venisse, come dire, no? Attribuito ancora una volta solo al richiedente asilo. Non abbiamo mai visto un maleducato che non sia un richiedente asilo, non abbiamo mai visto, no? Quanto allo stato dell'accoglienza in città, sui 1220 posti previsti, fra i 120 di Casa Malala, la struttura di Fernetti di prima ricezione, i 1000 di accoglienza diffusa in città negli appartamenti e i 100 del progetto SPRAR, che si rivolge a chi ha ottenuto lo status di protezione, questa la situazione ai primi di settembre. Sui 1220 posti al momento sono, tra virgolette, tutti occupati? Sono sempre tutti occupati, anzi qualche volta non abbiamo abbastanza posti, come è successo anche in questo periodo di agosto, dove si sono creati dei momenti di diciamo in cui non avevamo abbastanza posti. Siamo stati costretti ovviamente insieme alla prefettura anche a fare alcuni trasferimenti, no, fuori città, perché come era tra l'altro facilmente immaginabile, agosto era un periodo dell'anno in cui si crea un maggiore arrivo.